Allora, intanto ci troviamo con Gaetano. La legname. Allora, Gaetano, io faccio vedere questa, che ho ripreso anche poco fa, è una meravigliosa 500, ed è una 500 classica che però è stata riadattata per un utilizzo elettrico, perché mi dicevi che c'è una legge che è entrata in vigore in Italia e siamo l'unico paese in Europa che lo ha fatto. Di che legge si tratta? Allora, è il decreto 1 dicembre 2015 numero 219, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esattamente dalla motorizzazione civile, che permette di trasformare qualsiasi veicolo a motore endotermico in veicolo elettrico. Io sono stato uno dei partecipanti al tavolo appunto del decreto retrofit, e l'onorevole che ha portato avanti questa norma è l'onorevole Ivan Catalano. Che è di quale partito? Era del Movimento 5 Stelle, è stato uno dei primi fuoriusciti alla Camera, adesso è nel gruppo Civici Innovatori. Dunque, con questa logica, di conseguenza, chiunque oggi abbia una macchina che va a benzina potrebbe trasformarla in un veicolo elettrico. È esattamente così, e noi siamo il primo paese in Europa a poterlo fare. Quanto costa trasformare? Qui questa è una 500, una vecchia 500 classica, chi ha una certa età se la ricorda molto bene. Quanto costa trasformare, mediamente ovviamente, che poi ogni veicolo è diverso, ma quanto costa in media? Allora, noi partiamo, abbiamo dei kit che partono da 5.400 euro e arrivano a 8.900 euro. In questa fascia di prezzo noi prendiamo dalle utilitarie all'autocarro a 3,5 tonnellate per il trasporto di merci. Ovviamente il noleggio del pacco delle batterie è escluso, però le cifre sono popolari, partono da 90 euro al mese. Senti, oggi in una città come Milano, se io voglio girare con un autoveicolo elettrico, dove posso poi andare a fare la ricarica elettrica della mia macchina? Guarda, se paradossalmente tu puoi riprenderlo, questa vettura si attacca alla presa domestica di casa, però a Milano ci sono anche le infrastrutture di A2A e dell'Enel. Milano è, diciamo, una città ben servita. Ti faccio un'ultima domanda, una scoperta, cioè una scelta come questa è una scelta ambientale, quanto lavoro potrebbe dare a tuo giudizio se si decidesse di fare la trasformazione del parco auto dei milanesi in un parco auto, diciamo, ecosostenibile, quindi elettrico? Guarda, noi quando stavamo facendo il decreto retrofit abbiamo fatto una stima nazionale, adesso di Milano non lo so, ti posso dire che questo è un mercato potenzialmente da 500 milioni di euro nei prossimi 5 anni, e le macchine che possono essere convertite, quindi parlo delle più vecchie, Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, diesel e benzina, ammontano a 3 milioni e mezzo. Quindi c'è un enorme mole di lavoro che si può creare in questo paese con questo decreto, ma soprattutto noi proviamo a immaginare che arriveranno dall'Europa con la richiesta di trasformazione. Però ecco, l'ultima cosa che ti volevo far vedere è qui. Questa è una normalissima presa domestica. Io faccio così, l'attacco e la vettura è in ricarica, e lo puoi vedere davanti dalla presa LED. Allora andiamola a vedere, eccolo qua. Intanto faccio vedere il LED che si accende anche qua davanti. Eccolo. La vettura si è accesa e ricarica, ci mette 5 ore a ricaricarsi a un costo di poco più di 2 euro per fare. Senti, 100 km. 100 km quello, sì, che posso fare. Esattamente. Con una ricarica. Esattamente. Quindi, diciamo, per girare in una città come, benissimo, Milano va benissimo.